get over here! Oddio! Oddio, 200 all'ora! Madonna! Konnichiwa, vicini di casa, io sono Big House. Psycho no Sutoka. Vi ricordate di questo gioco? Se sì, bene, se no, andatevi a rivedere il primo episodio che feci su questo gioco. Però, oddio, non si parla né di primo né di secondo episodio, perché in teoria questa sarebbe una revisited, un retake, uno sguardo in più a un gioco che pensavo non avrei più portato. Comunque, mi è stato detto, Big, lo hanno aggiornato. Big, hanno aggiunto questa nuova meccanica, hanno fatto questo, hanno cambiato quello. Quindi, signori, a quanto pare, con Psycho-chan, non abbiamo ancora concluso il discorso. Questo sarei io. Cosa c'era fuori? Cos'era? Ecco, bravo, zoomiamo sulle curve, piedini anime. Psycho ce li ha almeno 18 anni, perché non vorrei fare commenti strani e poi non è legal. Is that legal? I will make it legal. Seleziona modalità, attenzione, abbiamo normal. Vestita da coniglietta, eh? Con le calzarete rotte, il seno in vista sempre di più. Fake! Scegliamo hard, è logico. Ok, non è cambiato nulla qui. Start oppure start intro? Attenzione, ci ha già presi, è già game over. Ohayo gozaimasu, Psycho-chan. Anche se in teoria sarebbe da dire konbawa. Ma come non si riesce a capire? Basta che guardi fuori dalla finestra, Psycho. Si vede che è notte, demente. Sai che non ti farai mai del male. Ho qualche dubbio, ma giusto un paio. Temo? Lui te lo farà? Lui? Che succede? Cosa sta succedendo? Oddio, si può zoomare? Però non posso muovere la visuale, quindi non posso zoomare sulle tette, peccato. Non tagliarmi la lingua, per favore, onegai. O dovrei andare ad uccidere quel ragazzo a cui hai parlato? Perché c'è qualcun altro in sta scuola, oltre a cadaveri? No, dai Jovu, un cazzo! Come si scappa? Ah, fa tutto da solo. Questo urlo qua, in quanti indie horror fatti male anche, cioè dai, ma è il classico urlo, non volevo farlo, mi dispiace. Comunque è figa sta cosa che l'autore ha voluto dare a Psycho un disturbo della personalità multipla, cioè caratterizza di più il personaggio, bella come cosa, ci sta. Oh, è Psycho! Itsudemo Iso? Oddio, è cambiato tutto! Delle scarpe? Ah, perché siamo... Non ho ancora fatto nulla, non partiamo con il piede sbagliato, eh? Però, in compenso, la scuola è molto più giapponese così, devo dire la verità. Very, very much sugoi. Ma questa non è Monica di Doki Doki Literature Club? Oh, oddio! Oh, che cosa? What the fuck is going on? È per me? Mi ha preso di soppiatto e mi ha trascinato qui. Cooking. Ah, perché mi ha chiuso dentro qua, della serie stai qui buono e non rompere i coglioni! Mi sembra... Vediamo se mi vede qua. Vediamo se è migliorata l'intelligenza artificiale. Attivare la corrente a quanto pare l'hanno reso un po' più complicato. Ti stai zitta un attimo? Ok! Oh!
Ah, ho capito a cosa servono le scarpe, ragazzi. Meno male che le ho trovate. Oh! Ma come? Come? Dai! Vabbè, no. Il loop! What's up, bitch? Oddio! Accetta questo? Insisto? Cos'è? Una cura? No. E se poi è una droga? E se poi è una roba che ha avvelenato? Ma non sei arrivato fino a 10, non vale. Non hai contato fino a 10, non vale. È più veloce di prima, oddio, aiuto. Oh, tutto questo perché non ho voluto accettare la cura, Cura che se non fosse stato per il tuo coltello, a quest'ora non avrei bisogno. È stato un inizio un po' turbolento. Cerchiamo di fare noi il primo passo. Cerchiamo di essere un po' gentili, ecco. Non prendiamocela subito per il fatto che si teletrasporta e va a 200 km all'ora. Saiko-chan? Doko ni iru no? Tomodachi ni natte kurimasen ka? Ma è una trappola di morte questa. Cioè, vai... Ecco perché servono le scarpe. Merda. Ma anche te non ce le hai però le scarpe. Ah, lei niente. Cioè, pure lei a piedi nudi. Sti cazzi proprio. Che schifo. Che schifo c'è lì. È bello complicato, ragazzi. Vandalismo proprio. Però hai esitato, Hai esitato ad entrare. La priorità era spaccare le finestre. Gommenne. Oddio, quanto perde di sangue. Non ti lascio se mi dai una cura. No, sono già morti, cioè. Questo è il posto più ovvio in cui trovare le scarpe. Ma ti pare? Ti pare che erano qui? Vai, spacchiamo qualche vetro ora, mi raccomando. Vai. Ti aspetto. Spaventa sto cazzo, spaventa. Ora ci sto io. Ora ci sto io dentro, è il mio turno. That's why I love Nestle Crunch. Guarda che non sei invisibile. Yeah, Tanoshio. Madonna. Konnichiwa, senpai. Ciao. Dimmi tutto. Hai bisogno di qualcosa? Strong decisive! Meno due. Meno due, La vita a meno due. What? What? Sei rallentato per 12 secondi. Però non ho perso vita. Avanti. No, ancora? Ancora? No. La gamba rotta, no. No. No! No! No, ti prego! Ti voglio bene, ti amo, ti... Oddio, ora mi cattura. Vabbè, meglio così. Siamo ancora in gioco. Siamo ancora in gioco, però, Sì, ma non vale, dai. Siamo ancora in gioco, però, Ma come? Ma ragazzi, era dietro di me. L'hai passato il momento da squilibrata? Non c'è più il coltello alzato stile Myers. Di uno! E lì c'è un'altra chiave! Porco...
Mi ero dimenticato che poteva fare quella roba. Mi ha dato lì attraverso la saliva, psycho! Puttana! Meno 50! Il gioco sta cercando di comunicarmi qualcosa. Vedi quel meno 50? Quelle sono le probabilità di vincere che hai. You don't have any ailments. Ah, non hai nessuna malattia? Perché ti puoi ammalare pure? Cioè, è qualcosa che ti trasmette lei, sicuro. Il COVID. Scarpe. C'è la corrente e ora si esplora un pochettino. Piantala, ti prego. Oh! Oh! Ciao, amici! Porco! Chiudi, no! Non è permesso. 5. Oddio! Guardala! Guardala, guardala! What? No! Che? Non puoi permettermi di svuotare i cosi? Cos'è? Più? Più? Una cosa. No, è una croce. L'infermeria. Medikit? Allora ci sono, allora esistono. Eh? Eh? Della serie, ah, è così? Dove? Dove? No! No, si è teletrasportata di nuovo, che palle! No? Posso allarme? Ah! Cioè, vabbè, va bene. Wow. Vai ad attivare la corrente e lì. Vai a cercare una chiave e lì. Ti scaccoli il naso e lì. Senpai, prendi questo fazzoletto. Madonna. È sempre lì. È sempre lì. Ne. Senpai. Ne. Senpai. Ma si è buggato. Si è buggato. Ho trovato un bug, ragazzi. Faccio il tester ora di Psycho non su Toka. È solo questione di tempo, ragazzi. Sapete come inizia il video, no? Che all'inizio non so un cazzo, delle meccaniche nuove, eccetera. Devo stare a impararmi il gioco, com'è, bla bla bla. Verso la fine del video comincio ad avere un po' di successo, comincio a farcela. Ci avviciniamo sempre di più a quella che è la vittoria, no? Ce l'abbiamo sempre più in pugno per afferrarla e strangolarla come il collo di questa ragazzina. まだ終わりじゃねえぞ。A parte il timer che segna quanto ci hai messo a completare la partita, che è buggatissimo. E a parte che ora lei svolazza sopra la sedia, così. Perché lei c'ha delle occhiaie ora? Se c'è un good ending, c'è anche un bad ending. Non è che ora a rigiocare difficoltà hard, ovviamente, cambia qualcosa? So de sì, so de no. Cosa?
Non mi ha dato neanche la possibilità di vincolarmi. Perché non mi ha aspettato? Finish him! Signori, a quanto pare questo era tutto quello che c'era da vedere in questa alfa 2.0.1 di Saiko no Sutoka. Al momento questa versione, al momento della registrazione di questo video, questa è l'ultima versione disponibile a un download per tutti. So che esiste la 2.0.8 che è a portata di mano di alcuni testers e di alcuni youtubers. Alpha che comprende già la modalità Yangire o Yangire e la modalità anche Yandere probabilmente. Comunque più tardi ho rigiocato diverse volte ad Arde, ho cazzeggiato, ho registrato qualche clip senza webcam né niente, così per vedere se mi ero perso qualcosa. In una c'è Saiko, se non stai attento ti butta a terra e ti può rubare la chiave e poi si mette a correre per andare a nasconderla e farti perdere tempo. In un'altra situazione ho avuto la conferma che i medikit appunto possono essere drogati. Saiko te ne offre uno, in una situazione è capitato che il personaggio si sentiva mancare il respiro e perdeva addirittura vita. E l'unico modo che hai per curarti sono appunto quelle boccette, quelle fialette che abbiamo visto. In un'altra situazione ancora, il medikit conteneva, credo, del sonnifero perché dopo un po' il personaggio smette di correre e si addormenta. Saiko lo cattura e capita questa sequenza abbastanza particolare, abbastanza interessante. Ti risvegli nella stanza iniziale, chiusa a chiave, e c'è lei che dorme sulla scrivania. Scrivetemi nei commenti se dovremmo tornare una terza volta su Saiko no Sutoka e completarlo al 100% a questo punto, affrontare anche questa modalità. Iscrivetevi attivando le notifiche per diventare dei veri vicini di casa. Vi ringrazio come sempre della compagnia e alla prossima. Stay big!